di giallo nella vostra vita. E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi. Ha risolto giallo! Com'è raggiante oggi la sorgata, con questo blu molto acceso e questa camicetta nera che richiama dei colori calcistici che io non seguo Qualcuno l'ha assolutamente. chiamato Ciano. Il Ciano blu Ciano, il blu Contin. Ciano, è Tu vero, conosci Ciano Contin, l'assessore che fa no, tutto? No, no, conosco vabbè, però il blu Ciano, me l'ha fatto conoscere mia madre. il Si blu muore da ridere. Ciano. Comunque, scusate se ci facciamo un po' di cavoli nostri. Bentornati a Risolto Giallo dalla vostra Alessia Sorgato. Benvenuti anche da parte mia, sempre Nicolò Mazzarilani con Alessia Sorgato e questa sera, come sempre, con un nuovo Un ospite. nuovo ospite che intanto ve lo facciamo vedere. Buonasera. Buonasera, Buonasera, buonasera a benvenuta. tutti. Ci dispiace che lei sia Paola dovuta venire. Rambaldi. Cioè, mi dispiace che la nostra ospite sia dovuta venire qua a Risolto Giallo, perché Ma cioè, poi ovviamente l'abbiamo distratta da altri suoi impegni, Mazzavilani, immagino. ma ti rendi conto? Fatti Eravamo dire da in dove mezzo arriva. all'alluvione, non ci ha Caspita, è vero, tra distratte. le altre cose. Noi di Risolto Giallo abbiamo fatto tanti piccoli e grandi miracoli, però questo va in cima alla classifica in questo momento, perché Paola Rambaldi ci ha raggiunto il 24 di maggio del 2023, lo dico per tutti coloro che vedessero questa puntata, tra 10 e 20 anni, quando in Emilia-Romagna c'è l'alluvione e lei viene da Ferrara. Come hai fatto ad Sì, arrivare? avevamo un po' di strade, sì, c'erano molte frane, in effetti. Ma nella tua Sì, zona? eravamo Nella zona. circondate dalle frane, anche se casa Caspita. mia non è nell'acqua, però sì, molte strade distrutte, per cui c'era una strada, una sorta di giro del perdono per arrivare alla stazione di Bologna. Comunque dai, siamo qui. Bravissima Paola, a questo proposito seguiteci perché in separato momento, in separata sede, con Nicola abbiamo una cosa da dirvi a proposito della biblioteca di Faenza, ma ce ne occupiamo dopo. Detto questo, allora Paola Rambaldi, due opere, ma non sono le uniche, sono quelle che abbiamo letto. Oddio, che ridere, giusto così per cominciare Così giusto. a presentare l'autrice. Dici, chi è Brisa? Beh, Brisa è una perticona di 1,75 m Beata lei. con un naso un po' importante e che vive in questo caso, se iniziamo dal primo libro che si intitola Brisa, Brisa lì ha solo 20 anni e vive sul delta del Po. E praticamente Brisa oltre ha un aspetto abbastanza inquietante perché oltre a essere una perticona di 1,75 m, che nel 1956 non è che ce ne fossero tante di così alte, ha anche una forte eterocromia, per cui ha un occhio quasi bianco e un altro nerissimo, per cui è talmente inquietante come aspetto che tutti prendono le distanze, però la frequentano solo quando devono. Perché Brisa è una stria, una strega, nel senso che viene della gente, si rivolgono a lei, arrivano con delle vecchie foto, tipo con la foto della comunione di qualche parente, così, e Brisa, toccando queste foto, vede le disgrazie. Per cui viene pagata per quello e sostiene tutta la famiglia, viene anche gente, loro stanno a Gorino, viene anche gente da Ferrara, da Bologna e da altre parti per farsi predire come andranno certe cose, tipo fidanzati spariti o cose del genere, per capire dove sono andati a finire. E poi, anche se non c'era ancora la strumentazione, lei riesce anche a vedere per le donne incinta se sarà maschio o femmina, questo senza fare gli esami, quelli Tra l'altro, ospedalieri che arriveranno molto Paola, dopo. tu hai precorso la sceneggiatura
di Avatar secondo episodio, perché la tua Brisa non si limita a guardare le foto, a toccarle, ma le tocca con una parte importante del corpo. È vero, con coi capelli. La tocca coi capelli, che è esattamente una scena di non mi ricordo più il titolo, comunque il secondo episodio. Il secondo Avatar invece via, che io non ho la via dell'acqua. La via dell'acqua, non l'ho visto. Fanno esattamente così con la treccia. Anche nel primo, una caratteristica. Ah, sì? Eh sì, nel primo sì. Ah. Vabbè, comunque. Allora ho precorso davvero i tempi perché non l'ho visto. E il libro l'ho scritto 2 o 3 anni fa. Gli esseni dicono che i capelli, a differenza di quello che dicono i parrucchieri che tagliano giù come dei maledetti, gli esseni dicono che non ci dobbiamo tagliare i capelli perché sono una parte molto sensibile del nostro corpo e siamo noi che non sappiamo ascoltarli. Mazza Villani, come potete notare, probabilmente come io Brisa sono un grande, è ipertricotico. Assolutamente, io seguo assolutamente questa filosofia. Non ho intenzione attualmente di smettere, anzi io vado contro, quindi non taglio niente, lascio che crescano. E no, poi... ma poi sono bellissime. La ringrazio, Paolo. Siamo invidiosi. Io faccio invece una domanda più generale. Chi è Paola Rambaldi, come nasce il suo rapporto con la scrittura? Il mio rapporto con la scrittura è iniziato per puro caso a 40 anni, quando per scherzo in ufficio con altri 2 colleghi avevamo pensato di provare a scrivere un romanzo. Lavoravo di giorno in ufficio e di notte in discoteca, per cui c'era questo buttafuori che era anche un pusher, e loro, quando sono rimasti molto impressionati i miei colleghi vedendo questo pusher, e avevamo ideato di scrivere un romanzo dove uccidevamo il pusher e dovevamo disfarci del cadavere. Quindi vi stava simpatico. Pusher non l'ha mai saputo. Non l'ha mai saputo. Però poi ci siamo ritrovati che dovevamo scriverlo in 3 e poi dopo alla fine l'ho portato a termine solo io. Era una ciofeca, l'ho lasciato in un cassetto. Però dopo da lì non ho più smesso di scrivere, ho cominciato a scrivere dei racconti. Mi sono messa a partecipare a dei concorsi letterari per 4 anni come se fosse un lavoro, ne ho vinti una 60. Ma con quasi, però baravo, nel senso che mandavo gli stessi... Baraldavo. E nel senso che mandavo sempre gli stessi racconti in varie parti d'Italia a diversi concorsi, e delle volte mi è capitato addirittura di essere premiata 2 volte nello stesso giorno, tipo una volta a Sud Italia e una volta al Nord. Allora ero sposata, in uno mandavo mio marito, nell'altro andavo io. Ma non partecipavi come racconto inedito, ovviamente? Beh, quando l'avevo spedito era inedito, poi dopo... Sì, dopo erano stati premiati. Perché tu non ci crederai, ma questa settimana la Sorgato si è dovuta occupare a livello professionale di un romanzo mandato a un concorso come inedito, vinto il primo premio, romanzo inedito, e il secondo, il terzo e gli altri hanno detto no, nel catalogo ISBN c'è. Per cui non ti dico che fatica passare dal mio amato diritto penale al diritto d'autore. Ah, ci picchia. E com'è finita? Gli tolgono il premio. Ah, perché caspita. Sono stata inesorabile. È lì. Sì, ma state attenti. Probabilmente vorrei organizzare una puntata su questo, perché molti di voi si cimentano, certo... Bisogna cominciare in qualche modo, come dice la nostra ospite, però dovete stare attentissimi perché la materia è irta di ostacoli, ma ha 2 o 3 capisaldi che allo scrittore che ama soprattutto la parte creativa non sono noti. Per esempio, cosa sia l'ISBN, ma vedrete che la organizziamo. Ah, ma io facevo variazioni in tutti quanti, Eccola. C'erano sempre delle varianti, sì. Poi lo mandavo a un concorso in Sardegna e prendevo la tipa e la trasferivo in Sardegna, guardavo il posto. Cioè la storia era sempre quella, poi gli facevo tutte le ambientazioni diverse. Ma ci ho lavorato. Qui era un po' un episodio, era un po' episodi, sì. Diciamo. Però era diventato quasi un lavoro questa cosa qua. Ci ho anche guadagnato dei soldi. All'inizio portavo a casa medaglie, targhe, poi dopo mi ero messa a puntare solo ai soldi. Quelli servono. Quelli servono. Qui tra l'altro io vorrei approfittare, se me lo permetti, per fare un saluto all'edizione del Gattaccio con cui tu hai pubblicato il primo, perché a parte questo nome fantastico, quando io li ho avuti in contatto via Facebook immediatamente ho detto perché vi chiamate così? E loro mi hanno mandato la foto del Gattaccio, del gatto, del Gattaccio, che non c'è più. Com'è che si chiamava? Il Gattaccio.
Oh mamma, me l'avevano gattato. Detto. Probabilmente gattaccio. Sì, avevamo questo gatto. Quindi un saluto all'edizione del gattaccio. Sì, sì. Ma sì, un saluto anche a Clown Bianco, con cui pubblichi questo. Domanda per gli appassionati di regole del giallo. Ma ste arti divinatorie la Brisa le mette nella soluzione del caso o invece tu segui un metodo investigativo tradizionale? Un po' servono, un po' no. Non sono fondamentali. Non bari. Qualcosa aiuta, ma non sono fondamentali. Cioè, in effetti, lei vive sempre in paesi dove ci sono questi carabinieri che sono dei completi inetti. cioè, la storia si risolve lo stesso anche con il suo contributo, ma nemmeno lei si può dire che sia un'investigatrice. Insomma, capitano delle cose, dei guai da cui lei deve uscire. Ci sono degli omicidi, si saprà chi è stato, ma non è la classica storia di investigazione. Ecco, lei non è un'investigatrice. Non è un po' consulente. Bara. Non è una bara. Neanche no. Consulente. A nostra Paola. Tocca a Mazzavillani. Quindi questi sono due episodi della... Sì, sto scrivendo il terzo. Ok. Sì. Ah, okay. Sì. Sì, il primo ambientato nel 1956, mm-hmm, e il secondo nel 1963, mm-hmm, e il prossimo sarà nel 1968, poi basta. Basta. Poi dopo si risolve. Cambi, no, beh, cambi personaggio? Basta, sì, dopo basta. Ah, fa la trilogia, della Brisa. Sì, 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 eppure sì, la Brisa è interessante. Intanto cosa vuol dire Brisa? Perché qua in milanese vuol dire un'altra cosa. Ah, no, da noi si dice per non farlo, cioè brisa. È una frase in dialetto, brisa manière, brisa feral, non farlo, non mangiare, non parlare. Tu sei mezzo bolognese. Sì, la mamma è, la mamma è bolognese. Si usa anche nel ferrarese e bolognese, questo brisa. È una negazione. Ma lei si chiama proprio così o un soprannome? No, in realtà nel primo libro avevo un altro nome, ma poi non lo ha guardato nessuno e alla fine me lo sono dimenticato pure io, ormai la chiamiamo così. Ma perché io l'ho letto l'inizio del primo. Sì, sì, sì. La forse Brisa. Sì, forse si chiamava Isora, non so. So il cognome, Tunaia, poi alla fine la chiamano Brisa Tunaia. Brisa, insomma, Brisa forse anche perché magari Brisa, cioè, mi ricordo Brisa. Mi ricordo mica. Esatto. Ma dillo bene. No, perché non lo so dire benissimo. Cioè, in pratica vuol dire non farlo. Esatto. Quindi in questo è una caso. Negazione. Caspita, come mai solamente tre storie della Brisa e non... Beh, ma io sono lentissima, ci metto almeno 3 anni per scriverle. Ah, beh, comunque prendi il tuo tempo. Sì. Vabbè, ci sta. Tanto ci medito la storia, poi delle volte la storia cambia nel tempo, così. E prevalentemente gialli, cioè il tuo genere... Sì, è un po' forse più noir, più che, noir che giallo. E sì. Quindi noir è una domanda che la differenza che ormai sto facendo mi rendo conto questa domanda gli piace, sì, ma gli piace delle cose sì. Mi piace, esatto, perché come dico sempre di solito nei noir, noi per le esperienze che abbiamo avuto qua a Risolto Giallo, i protagonisti sono sempre non degli eroi, hanno molti scheletri nell'armadio, sono hanno parecchi vizi che possono essere la droga, le donne, l'alcol. Parlano con le mogli morte di solito. Esatto. Ci sono molti che parlano con le mogli solari, persone molto solari. La Brisa si ritrova in questa categoria o è qualcosa no, di completamente diverso? No, secondo me lei è un caso a parte. Poi mi piaceva una volta la definizione che aveva dato Lucarelli della differenza fra giallo e noir. Che nel giallo ti domandi chi è stato e nel noir invece ti domandi cosa sta succedendo. Perché in effetti in romanzi tipo anche questi, magari il nome dell'assassino lo sai già dall'inizio, però non sai se la farà franca, come andrà, cosa succede. Ecco. Che mi intriga molto di più del giallo. Una caratteristica, secondo me, di questi romanzi di Paola è che sono corali, nel senso che è vero che hanno questa protagonista principale che spicca su tutti, e anche così a livello di caratterizzazione fisica, ma intorno a lei, vicino a lei, e passano da un libro all'altro perché poi te li ritrovi come amici ricorrenti,
c'è tutto un paese dove una delle cose veramente esilaranti sono i nomi e cognomi, cioè le generalità che tu attribuisci a queste persone. Ma dove li trovi? Ah, li ho usati, erano quelli della mia infanzia, erano i vicini di casa che si chiamavano così. Ah, sono veri quindi? Sì, sì, sono tutti veri, compresi anche i due pedofili che abitano nel paese e abitavano vicino a casa mia. Avevo un pedofilo giovane e uno anziano, Romeo e Romildo, e ho usato proprio tutti loro. Il bottegaio si chiamava Svamarella, non so perché la chiamassero così, la bottegaia, per cui ho usato tutti questi che sentivo. Ma anche Merdacci c'era? Merdacci, sì. Merdacci. Avevo capito, sì. Un'altra cosa. No, c'è un bimbo, poverino, che sì, sparisce, che si chiama Merdacci. Sì. Esiste perché, anche questo? Sì, perché ho questa amica che aveva la nonna che era una trovatella e le suore erano state così dolci e gentili che anziché mettere degli esposti o altri cognomi le avevamo messo nome Merdacci. Qua Fantozzi. Sì, ovviamente. Esatto. Cioè, no, tutte cose vere, tutte ti citazioni prego, di nome. Rambaldi, tutte cose vere. La cattiveria della suorina. Ma straordinario. Ho sempre detto io che quegli anni lì che ho fatto roba dalle da fargli suore causa. Mi hanno un po' rovinato. Da rivolgersi alla Sorgato per fargli causa. Sì. Mm. Vabbè. Beh, sarebbe lì pronta a... Beh, calcolate che lo raccontavo proprio oggi pomeriggio a una conoscente, mia nonna veniziana aveva in classe una che cioè, si chiamava... nonna era una conoscente? No, mia nonna era veneziana, okay, lo raccontavo alla conoscente, okay. Che aveva in classe una che si chiamava Rosa di nome, e fin qua tutto a posto, ma di cognome si chiamava Coletto. E non Culetto. Sì, però me la chiami Rosa, cioè voglio dire... Sì, ma... sì. Ah, quel per... La conoscente mi ha detto meglio Rosa che Viola, però ha detto sì, questo, ci sono certi nomi... genitori andrebbero tolti dall'asse ereditario dei sì, figli. Sì, veramente, della cattiveria lì. Mm-hmm. Le copertine bella domanda. Hai contribuito tu nella scelta, le hai scelte tu, le hai scelte la casa editrice? Sì, le ho contribuito io. La prima avevo un disegnatore conosciuto su Facebook che mi aveva disegnato, gli avevo mandato una foto dell'epoca bella, che non sapevo se usare o meno, se aveva copyright o roba, allora lui l'ha ridisegnata. L'unica cosa che la ballerina... sembra Amy Winehouse. No, io no, stavo per dire la ballerina, Sofia Loren. No, cioè, neanche. Invece no. Siccome quella della foto originale al disegnatore non piaceva e in quel periodo aveva una gran passione per la Pamela Prati, gli ha fatto la faccia della Pamela Prati e il libro è uscito nel periodo di Mark Caltagirone. Oh mio Dio! Per cui quando pubblicizzavo il libro ho detto, poi notate, abbiamo anche Pamela Prati in copertina. Che si è gentilmente offerta. Sì, sì. Io già avevo visto la Winehouse, però insomma almeno la sì, parte è viva. Comunque è fedele alla fotografia che gli avevo dato. Quello invece è il retro di casa mia dopo una nevicata, foto mia. Cioè siamo poveri, ormai usiamo noi, ci facciamo le copertine da quello soli. Quello che hanno, no? Vabbè, sì. che poi è, cioè, ci credo anche che la foto sia così, perché in Emilia poi è... Sì, cioè, sì, quando, sì. Quando ci devono essere le precipitazioni, estate, inverno... Infatti ci sono le uniche sul sentiero, gli unici passi sono i miei. Io sono andata lì e ho fatto la foto. Ah, questa è una foto. Voi dovete sapere che la Rambaldi è un'ottima fotografa. Io l'ho conosciuta... durante un weekend l'anno scorso, le risate pazzesche, ma ha fatto foto a tutti, me compresa, e stranamente sono venuta bene. No, beh, dai, bella. Foto in posa o scatti rubati? Una domanda che... No, io sono per la posa. Ah, per la posa? Sì, gli scatti rubati io li vedo sempre tremendi. Ah, ok. Ma non sono una vera e propria fotografa. No, però anche lì c'è... C'è, poi chi preferisce magari, c'è chi preferisce magari fare sì, uno sì, scatto dicono, mentre... Sì, al naturale. Esatto. No, naturale. C'è chi invece preferisce no, la posa. Niente. Le luci di Barbara D'Urso in faccia. Deve esatto. essere proprio una cosa posata. Noi qua ha risolto sì. giallo. Non abbiamo neanche le luci, figurati no, in faccia. Quelle di Barbara D'Urso le vorrei anch'io, però. Rambaldi, però diciamo che cosa ha vinto questo qua, perché io lì t'ho conosciuto, eri lì sul podio. No, beh, ero in finale al premio della giuria di Garfagnana, in giallo. Cioè, non stiamo parlando di... Però non l'ho vinto io, dai, l'ho vinto. Non l'hai vinto tu, però eri però, in finale. Ecco. Con Giaterone, come diceva lei, cioè aveva dei tacchi così. Sì, ormai mi uccidevo lì per girare per Barga. Non mi aspettavo una cosa così, tutta in discesa. Sono stata malissimo.
Quindi ci dicevi che ne stai scrivendo un altro. Sì, sì, sì. Clown bianco? Non lo so ancora, ma intanto lo scrivo, ci metto del tempo, sono ancora agli inizi. Dov'è Brisa adesso? E Brisa per adesso è a Gorino, però, però presto si sposterà in un posto che ho identificato io, dove ci sarà un'alluvione, ma è casuale questo dell'alluvione, ci avevo già pensato prima che arrivasse. Adesso riesci a adesso personalizzare. Mi hanno voluto accontentare, ma hanno esagerato, hanno fatto le cose in grande, anche meno, insomma, bastava. Bene, bene. Beh, insomma, quanto tempo abbiamo ancora? Dobbiamo chiudere. Diciamo a salute allora. Bene, è stato un piacere. Anche per noi. Siete gentilissimi. Grazie. Grazie. Beh, lei un po' meno perché io sono fantasticamente gentile e sono molto contenta di aver avuto qui la Rambaldi. Vi che faccio ego. Rivedere i suoi libri. Sappiate che questo era in finale al Garfagnana, come vi ha raccontato Paola. Questo sarà sempre sul mio comodino perché ci sono gli appunti, le classiche note che io ho preso stamattina mentre parlavo con l'incaricato della cassa avvocati e mi facevo spiegare come andare in pensione più presto possibile. Ah, ecco perché io dicevo, caspita, ma cosa avrà trovato di così? E questo qui praticamente sarà sempre sul comodino perché ogni tanto dovrò guardare. C'era una scena molto pulp dentro, si sarà appassionata a quella perché erano rimasti molto colpiti dalla scena pulp, ma lì è molto più interessante con quegli appunti lì. Quindi, allora, dalla pensione della Sorgata. Attenzione, prima di salutarci devi fare un annuncio te. Sì, ma lo facciamo in separata sede, non facciamo con allora va bene, allora... Dicevamo, dalla Sorgato da che spera di andare in pensione. Dall'arrogante Sorgato e dalla nostra ospite Paola Rambaldi. Alla prossima occasione, grazie di esserci stati e di averci seguito fin qui. È stato un piacere, arrivederci. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi a Risolto Giallo!